Tiziano Ferro ha viso aperto, come sempre, contro un tipo di giornalismo omofobo, dice la sua, ascoltiamo. Loro possono scrivere quegli articoli di merda semplicemente perché io sono stato sincero, perché io avrei potuto mentire, mettermi una fidanzata accanto e farli tacere anche se tutti poi sapevano la verità. Per cui facessero un po' i gradassi, perché se non esistesse la mia sincerità, io sto pagando la mia sincerità, per cui non c'è niente di eroico nell'utilizzare la mia verità per esprimere la propria omofobia, per esempio. E questo è un gesto talmente vile e stupido che a me viene da ridere, nel senso a me viene da guardare queste persone e dire: bravi, ve l'ho detto io, è che scusate, io vi ho dato il pane per potermi attaccare e voi lo utilizzate. Pensate quanto siete scemi. Non è che avete fatto una scoperta, non è che avete fatto un lavoro di indagine, non è che mi avete smascherato. Cioè, per cui la verità è che queste persone si definiscono già per le azioni che fanno, prima che per il contenuto delle cose che dicono. Bisogna ricordarselo e rendersi conto che però poi c'è un oceano di persone che invece giovano del fatto che tu esisti e crei rappresentanza. E la rappresentanza è quella che è mancata sicuramente alla mia generazione, no?